Bene, dovrebbe esserci già in collegamento il primo ospite di oggi, che è il consigliere regionale Franco Picarone. Vediamo se ci sente. Franco? Eccoci qua. Buongiorno a tutti e buongiorno a tutti i telespettatori. Bentrovato al Presidente della Commissione Bilancio, anche consigliere regionale Franco Picarone. Grazie per essersi collegato con noi. Grazie a voi. Scenario bellissimo quello che hai alle spalle, Franco. Sei a Salerno? Sono una bellissima iniziativa a margine di una bellissima iniziativa a Cava dei Tirreni della Caritas, che ha riunito tutte le associazioni di terzo settore a Cava dei Tirreni per un programma di sport rivolto a persone con povertà educativa, disabili ed anziani. Ed è veramente una giornata importante, sono contento di essere qui e di essere stato invitato. Complimenti. Allora, andiamo subito nel dettaglio per quanto riguarda le nostre curiosità. Da un'indagine ICOM, Franco, risulta che la regione Campania fortunatamente, insomma, è in ripresa con l'aumento del 60% di fatturato delle imprese. Ti risulta? Naturalmente l'indagine è del 2021. Beh, noi abbiamo veramente fatto tantissimo per l'economia, abbiamo dei settori veramente trainanti, eccellenze nel settore industriale, ma soprattutto la nostra agricoltura, soprattutto quella della provincia di Salerno e della Piana del Sele, che è veramente trainante. Abbiamo settori nella innovazione tecnologica, nella digitalizzazione di punta nel nostro paese. Insomma, ci sono tante belle realtà. Il problema è che bisogna che si faccia sistema e si affronti il problema dei divari che ci sono in alcuni territori. Bene, allora vedo da un post sul suo profilo Facebook che ieri, insomma, siete stati alla Camera di Commercio di Salerno per parlare, discutere dei bandi PSR Campania. Ecco, Come si è conclusa poi la riunione? Che cosa è venuto fuori? Beh, insomma, si è innanzitutto ricominciato a fare bandi in questo settore che, come dicevo, è un settore trainante del nostro prodotto interno lordo, di quello del prodotto interno lordo del reddito campano. L'agricoltura, soprattutto della Piana del Sele, è un'agricoltura importante, ma noi non dobbiamo dimenticare che la Campania è terra di agricolture, quindi di biodiversità. Siamo la regione con il maggior numero di prodotti agricoli tipici, abbiamo l'esigenza di sostenere tutti i nostri distretti agricoli e riprendere con i bandi, quelli per lo sviluppo delle aziende agricole, quelli per il benessere animali nella zootecnia, quello per l'abbattimento dei nitrati, per il trattamento dei reflui, quello per l'innovazione tecnologica e quelli per le attività extraagricole, che sono tutti bandi che del biennio 2021-2022 è stato un fatto importante, perché era un po' di tempo che non uscivano bandi. Inoltre siamo reduci da una delibera che ha consentito di scorrere tutta la graduatoria di quelli che erano stati dichiarati idonei ma non finanziati per il premio di insediamento per i giovani nell'agricoltura, e questo pure è un fatto importante. Ieri, a margine dell'incontro, è stato richiesto da molte aziende che hanno effettuato investimenti in base ai bandi del 2017-2018 di avere un segnale, soprattutto per poter reimpiegare economie e poter finanziare dei progetti di investimento che sono in corso. Anche questo sarà valutato, ovviamente sapendo che siamo di risorse che ormai deve guardare e proiettarsi al futuro, però tutto quello che si può fare, secondo me, come si è fatto per i premi per i giovani, per la parte fissa, deve essere fatto anche per la parte progettuale. Diciamo che si è rimesso in cammino l'agricoltura. È d'obbligo fare anche un passaggio per quanto riguarda la sanità in Regione Campania, con lei ne discutiamo spesso quando ci colleghiamo. Ecco, lo stato di salute degli ospedali in Regione Campania ha visto anche l'incremento dei contagi Covid, come sta procedendo? E poi magari possiamo fare anche un passaggio sull'arrivo dei 420 nuovi medici di base, insomma, che giungeranno proprio in Regione Campania, una notizia di qualche settimana fa. Beh, noi ci
dando da fare fino allo stremo delle nostre forze. La Regione Campania è uscita dal commissariamento e per questo solo fatto sono ripresi i concorsi. Abbiamo perso nei 10 anni 14.000 unità. Sapete benissimo che questo è un punto che ci mette in difficoltà in un quadro generale dove a livello nazionale c'è penuria di medici. Ogni mese perdiamo 100 medici di pronto soccorso e come chiuderne 4-5. Il numero chiuso non consente di avere molti medici. I bassi salari dei nostri specializzati, 2.500 euro al mese, non è competitivo con l'estero, per cui perdiamo 1.000 medici in Italia che vanno all'estero. In questo quadro la Regione Campania ha qualche difficoltà in più, sia perché ci sono criteri di ripartizione del fondo sanitario che penalizzano la Campania rispetto alle altre regioni, sia perché usciamo da questo commissariamento che ci ha visto bloccare il turnover e quindi il ricambio dei medici che andavano in pensione. Ovviamente noi ci stiamo dando da fare, come dicevo prima, abbiamo questa bella notizia per i medici di base, ne saranno reclutati 420, però è chiaro che in questa fase di ferie, fase in cui c'è ripresa del Covid e molti medici restano a casa e anche personale sanitario per il Covid, abbiamo difficoltà nei pronto soccorso, abbiamo difficoltà a tenere insieme i reparti, molto spesso effettuiamo concorsi che sono lunghissimi, in cui comunque non risulta che ci siano medici sufficienti per andare nei reparti sui territori, quindi ce la mettiamo veramente tutta, ma è un quadro di difficoltà che deriva per molti aspetti da politiche nazionali, non da politiche locali. Il governo deve assolutamente togliere i tetti di spesa sui salari dei medici, su quelli dell'incentivazione, sui tempi dei concorsi, sul numero chiuso. Pensate che la sanità in Italia ha perso 20.000 medici negli ultimi 2 anni e ne ha rimpiazzati solo 9.000, di cui 1.350 con contratto a tempo indeterminato. È evidente che in questo quadro si è in difficoltà dappertutto, in particolare nella Campania, che ha sofferto di una sanità abbandonata a se stessa prima del nostro arrivo. Purtroppo sì, lo vediamo soprattutto in questo periodo, insomma, quando gli ospedali, ma in particolare i pronto soccorso, insomma, sono davvero in sofferenza perché appunto manca personale e ci sono delle gravi difficoltà e carenze. Ma giusto una panoramica per quanto riguarda Agropoli e l'ospedale, insomma, ne parliamo spesso anche di questa problematica. Ci sono voci di corridoio e si paventa una chiusura del reparto Covid. Lei che cosa ci può dire? Assolutamente, siamo in una fase in cui il Covid è in ripresa, non sappiamo come declina la situazione per la ripresa autunnale e l'ospedale di Agropoli ha dato grande prova di sé, sia rispetto all'assistenza dei malati Covid, ma anche rispetto al trattamento che veniva effettuato e viene effettuato lì per quanto riguarda le infusioni monoclonali, per quanto riguarda la somministrazione del farmaco antivirale, cioè ha avuto, diciamo, un ruolo importante, è stato ben condotto, non credo che ci sia questo rischio e pericolo. Le nostre decisioni che riguardano l'ospedale di Agropoli sono decisioni strutturali, Covid o non Covid, l'ospedale di Agropoli oggi è una realtà che deve crescere sempre di più e deve avere un suo futuro stabile all'interno dell'offerta sanitaria del territorio. Infatti si parlava anche dell'arrivo della camera iperbarica, però sono passati 2 anni, che cosa ci può dire per quanto riguarda quest'altro tassello importante per questa struttura ospedaliera? Non ci dobbiamo meravigliare di quelli che sono i problemi connessi agli appalti per acquistare attrezzature o per situazioni di questo tipo. Sappiamo benissimo che noi ce la mettiamo tutta, ma sappiamo benissimo che le procedure sono sempre soggette a dei rallentamenti burocratici. Quello della sburocratizzazione resta un grave problema che rischia di minare, nonostante le norme e le corsie di favore, anche lo stesso PNRR. Quindi la decisione è una decisione che resta, dobbiamo soltanto stimolare l'accelerazione delle procedure. Ecco Franco, andiamo più adesso nell'aspetto politico che ti riguarda da vicino, insomma, qualche mese fa si parlava
del rimpasto in Regione Campania per quanto riguarda l'assegnazione delle presidenze delle commissioni. Probabilmente si dice che ti affideranno la presidenza della Commissione Sanità. Puoi darci delle indicazioni in merito e poi parliamo delle politiche 2022, sempre a settembre. Mi dai l'occasione per fare chiarezza, spero una volta per tutte. Sono tutte stupidaggini che escono sui giornali, in particolare ce n'è uno che si diverte, non voglio fare nome, ogni tanto una volta mi mette al Senato, una volta alla Camera, una volta nella presidenza della Commissione Sanità, tutte stupidaggini che non escono da nessuna parte, né dalle decisioni, diciamo, del Presidente della Regione, né dalla mia bocca, né sono richieste. Io so bene dove sto, faccio il mio lavoro come ho sempre fatto e non ho mai chiesto nulla, diciamo, da quando faccio attività politica, nel senso che sono uomo di squadra all'interno di una squadra e c'è un riferimento politico che sa il ruolo per ciascuno di noi ottimale quale può essere, quindi sono tutte cose che sorprendono prima me, però non ci faccio manco più caso perché ne leggo tutti di tutti i colori tutti i giorni, quindi non mi fanno più specie, anzi sorrido. Ci provano, Franco, per fare notizia, magari per lanciare probabilmente delle idee. Senti, ti candidi al Senato oppure no? È la stessa risposta che ti ho dato prima, cioè non c'è nessuna ipotesi in campo né nessuna richiesta. Io sono, ripeto, uomo di squadra e sono sempre, diciamo, a disposizione del progetto. Quindi non ho fatto richieste né mi è stato detto nulla, non c'è niente in ballo rispetto a questa cosa. Oltretutto credo che per i consiglieri regionali il partito abbia diciamo non abbia sciolto nessun nodo rispetto alle deroghe per le candidature sia di consiglieri regionali che sindaci che allo Stato non possono nemmeno candidarsi stando alle regole del nostro partito, quindi sono proprio cose lunari che si leggono. Però sei comunque disponibile come uomo politico per un'ipotetica candidatura che arrivi magari dal partito? Ma guarda che per quello che ti ho detto prima è stato sempre così, io sono in quanto uomo di squadra un uomo a disposizione, quindi rispetto ai ruoli sia di sostegno alle altrui candidature sia quello diretto non mi sono mai tirato indietro, però a dire che ho fatto richiesta di candidatura, non ho fatto richiesta di candidatura da nessuna parte. Onorevole, ancora un'altra domanda, o meglio, insomma, parlare di questa iniziativa per quanto riguarda il Ponte Marconi tra Angri e San Marzano. Ecco, questa mattina la SMA Campania è entrata in azione per rimuovere i rifiuti, insomma, che occludevano il corso del fiume, un'altra operazione importante per quella zona. Qui stiamo facendo un intervento. Devo dire perché lì da una vita non si è fatto mai niente, ogni volta che piove, soprattutto nella fase autunnale all'inizio delle piogge, si allaga tutto il territorio con problemi sia di inquinamento ma anche della stessa sicurezza delle famiglie, perché l'acqua arriva nelle case delle persone che effettivamente vivono pericoli ogni volta. Noi abbiamo cercato di dare un taglio strutturale perché all'imbocco del Ponte Marconi si crea un accumulo di rifiuti che fa da tappo e quindi crea allagamento. Strutturale significa non fare solo pulizia, significa pure appaltare le griglie che servono a trattenere i rifiuti dopo aver fatto pulizia. Dobbiamo mettere, diciamo, in opera queste griglie. Abbiamo stanziato le risorse, sono in corso i lavori soprattutto per le barriere galleggianti e poi rimuovere il ponte, quindi diciamo che tutta questa attività è in corso e speriamo di poter risolvere il problema una volta per tutte, ma stiamo lavorando in questo senso, quindi la pulizia serve soltanto a dire ci stiamo adoperando prima dell'arrivo delle piogge per evitare guai maggiori alle popolazioni. Bene, Franco, noi volevamo informarti di questa novità di Cilento Channel che è diventata TV regionale sul canale 180, quindi ci piacerebbe
da parte tua un saluto a tutto lo staff, insomma sei un politico di riferimento per la provincia di Salerno, però da oggi, insomma, anzi dal 1° di luglio, ecco, trasmettiamo il nostro segnale in tutta la regione con tanti amici del napoletano, il casertano, l'avellinese, il beneventano, che poi amano tutti il Cilento come pure tanti salernitani. Bene, mi devo dire che siete molto molto professionali, molto bravi, sapete fare giornalismo e sono contento di questa vostra nuova dimensione regionale. Credo che possiate fare un buon servizio per tutti e invito i telespettatori a seguirvi. Bene, noi la ringraziamo onorevole per essere stato con noi, speriamo di poterci collegare anche prossimamente per dare sempre maggiori informazioni ai telespettatori di Cilento Channel, che adesso, come anticipava Gianni, insomma, ci vedono in tutta la regione Campania, quindi possiamo fare un quadro generale di quelle che sono le azioni della regione Campania e quindi dell'onorevole Franco Picarone a servizio, insomma, dei cittadini campani. Grazie ancora per la sua disponibilità. Un saluto a voi e a tutti i telespettatori, grazie, grazie a tutti.